Variante della tremezzina. Dopo l'approvazione del progetto esecutivo, l'attenzione è ora rivolta al completamento della galleria di svincolo di Colonno. Il tunnel, da cronoprogramma, sarà terminato ad aprile. In quel tratto, ha spiegato Mauro Guerra, sindaco di Tremezzina, la viabilità ordinaria sarà dunque spostata all'interno della galleria e sempre in quel tratto la strada regina diventerà area di cantiere. Si tratta dunque del primo tassello di un'opera che prevede la realizzazione di una strada di quasi 10 km che interessa le località di Colonno, Salacomacina, Ossuccio, Lenno, Mezzegra, Tremezzo e Griante. Tra i principali interventi, 4 gallerie naturali per poco più di 8 km, 3 viadotti e 2 di svincolo, Colonno a sud e Griante a nord. Attualmente gli interventi, come detto, si concentrano nel comune di Colonno, nel portale sud della galleria, con l'approvazione definitiva del progetto, la cui consegna finale è prevista agli inizi del 2023, si avvierà il cantiere del portale nord. L'obiettivo dell'intervento è noto: una volta terminata, l'infrastruttura consentirà di alleggerire il traffico sulla congestionata statale regina, migliorare il livello di servizio e la sicurezza dei collegamenti tra Como e Menaggio. La variante permetterà inoltre un risparmio nei tempi di percorrenza e permetterà un collegamento più agevole con la Svizzera, con la Valtellina e con la Valchiavenna.